mio primo video tutorial e ho deciso oggi di proporvi uno smoky blue eyes molto molto intenso e molto molto d'effetto. Anticipo che io non sono una makeup artist e non ho mai frequentato un corso professionale di trucco e né sono un'estetista. Semplicemente sono una ragazza che ha voglia di condividere con voi il suo modo di truccare. Ho deciso di fare appunto questo smoky eyes molto molto intenso e ho preso spunto da questi orecchini favolosi che ho trovato da Gigi Brijou e di cui sono letteralmente impazzita. Vi lascio quindi al tutorial di questo particolarissimo trucco e noi ci vediamo dopo. Allora, per prima cosa volevo dirvi subito che la base l'ho già fatta, quindi fondotinta, crema, viso e sopracciglia le ho già disegnate, altrimenti questo video veramente diventava lunghissimo. Allora, per prima cosa dobbiamo prendere un primer per gli occhi. Nel mio caso io ho preso quello della Urban Decay, il Ice Shadow Prime Potion. Lo andiamo ad applicare su tutta la palpebra, anche vicino al sopracciglio, sia da una parte che dall'altra. Con le dita andiamo a sfumarlo. La matita che vado a mettere è questa di Sephora, che è questo blu notte favoloso. E lo vado a mettere proprio direttamente all'attaccatura delle ciglia. Lo portiamo leggermente verso l'esterno creando una piccola codina. Così. E ripetiamo la stessa cosa dall'altra parte. Dopo che abbiamo realizzato le due codine, andiamo con la stessa matita a riempire tutta quella che è la palpebra mobile, facendolo in modo molto più intenso vicino a quelle che sono le ciglia, e sfumandola sempre di più, creando solamente dei puntini per quanto riguarda invece la zona più vicina all'arcata sopraccigliare. In questo modo. Dopodiché prendiamo un pennellino dalla linea piatta, come questo, e iniziamo a sfumare. Portando verso l'esterno e verso l'alto il nostro colore. Ripetiamo la stessa cosa dall'altra parte. Aiutiamoci anche magari con i polpastrelli delle dita per rendere l'effetto fra i due occhi più simile. A questo punto utilizziamo il Long Lasting Stick della Kiko, di Kiko Milano, che è questo bellissimo blu, e lo utilizziamo per andare ad intensificare la parte proprio vicino a tutta la palpebra mobile, soprattutto quella vicino proprio alle ciglia. Quindi andiamo a riempire. Parte dall'altra, lasciando sempre comunque un pochino di margine all'inizio dell'occhio. E dopodiché, sempre con il pennellino che abbiamo utilizzato prima, andiamo ad uniformare il colore. Pennello da sfumatura come questo,
adesso andiamo a sfumare ulteriormente la parte vicino alle sopracciglia, dando leggermente il colore, a sfumare sempre di più. Cercando di non sporcare mai però la zona vicino all'occhio. Andiamo ad applicare vicino proprio alla parte interna dell'occhio questo bellissimo colore che io ho preso da una palette di Sephora, che è molto molto più chiaro rispetto ai colori che abbiamo utilizzato fino adesso. Quindi con un pennellino come questo, il mio è di Sephora in questo caso, andiamo a prelevare un po' di colore picchiettiamo per togliere l'eccesso e andiamo a riempire proprio questa parte portandola e sfumandola un po' verso l'esterno. Con l'altra parte dello stesso pennello, ossia questa, andiamo leggermente a sfumare e a unire i due colori in modo tale che si contaminino il più possibile e si veda meno lo stacco. Ok, a questo punto utilizziamo, per invece riempire la parte proprio sopra le sopracciglia e andarla ad intensificare ulteriormente, utilizziamo questo bellissimo blu notte, che è veramente un bellissimo colore, ma è soprattutto ultra pigmentato. Preleviamo un po' di colore e poi picchiettiamo invece stavolta in modo tale che il colore si fissi proprio bene sopra la base che abbiamo creato precedentemente. Andiamo a picchiettare e intensifichiamo il colore mano a mano che andiamo verso l'esterno. Ripetiamo la stessa cosa all'altra parte. E anche in questo caso andiamo poi a sfumare i due colori. Perfetto. A questo punto andiamo a prendere un colore molto tenue da mettere direttamente sotto all'arcata sopraccigliare in modo da definire ancora meglio questo nostro smokey eyes. E io come colore, sempre all'interno della mia palette della Sephora, ho scelto un burro, che è questo colore, non so se si vede, perché non volevo proprio mettere un bianco che staccasse troppo, volevo qualcosa che fosse un pochino più delicato, un pochino più fine. Quindi con un pennellino pulito abbastanza preciso, tipo questo, io utilizzo sempre questo, in realtà sarebbe per le labbra ma io lo uso per le cose di precisione, vado a prelevare un pochino di prodotto, tolgo l'eccesso e andiamo direttamente a colorare la zona direttamente sotto alle sopracciglia. Con lo stesso identico colore andiamo anche a dare un po' di luce all'interno dell'occhio.
anche proprio sotto nella rima inferiore andiamo ad applicare un pochino di colore proprio all'inizio della rima. Sempre con il pennello da sfumatura andiamo a sfumare ancora leggermente dalle due parti, in modo che lo stacco tra il bianco e il blu non sia così evidente. Infine con una bellissima matita blu, nel mio caso è la Intense Color Long Lasting Eyeliner della Kiko, questa, che è sempre di un blu molto scuro ma leggermente meno scuro di quella che abbiamo usato all'inizio, e anche il suo sfumino dalla parte. Andiamo a creare un'altra linea proprio attaccata alle nostre ciglia e anche una linea inferiore. Con questo piccolo sfumino che abbiamo dall'altra parte della nostra matita andiamo a sfumare sia sotto che sopra la linea che abbiamo delineato. E adesso, per intensificare ulteriormente lo sguardo, andiamo a riprendere il colore blu che abbiamo usato precedentemente, questo blu notte. Andiamo a riprenderlo sempre con un pennellino molto piccolo e prelevando pochissimo prodotto andiamo a picchiettarlo direttamente sopra la matita che abbiamo appena sfumato. E anche qui andiamo a sfumare. A questo punto prendiamo un piegaciglia e andiamo a piegare e a incurvare le nostre ciglia. Io oggi utilizzerò l'Essence I Love Extreme volume mascara waterproof della Essence, che è questo. Questo, e andiamo a metterci il mascara sia sulla parte superiore che sulla parte inferiore. Abbondiamo. Quando sfoggio un trucco occhi così pesante, così vistoso, preferisco usare assolutamente sia una base neutra che un rossetto molto molto delicato. In particolare io ho scelto un rossetto rosa della Sephora, che è questo colore. Per le labbra andiamo ad applicare il rossetto. Sopra questo rossetto poi infine applico come ultimo prodotto quello della Essence, un altro prodotto Essence, che è la XXL Nude Lip Gloss, che è questo lip gloss fantastico. Quindi andiamo ad applicarlo. E il trucco finito. Questo, ragazzi, era il mio Smokey Blue Eyes.
Spero che questo primo tutorial di bellezza vi sia piaciuto. Fatemi sapere giù nei commenti se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, o se avete qualsiasi altra domanda o qualsiasi altro trucco che volete vedere qui sul canale. Mi raccomando, iscrivetevi alla mia pagina Facebook, al mio Instagram VMCWorld, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!